Ciao a tutti, qui è Leo di GameStar News e niente, come potete vedere siamo su WW13, appena arrivato, lo aspettavamo e così quindi ci facciamo una partita. Adesso intanto diamo un'occhiata alle modalità che come sempre sono tantissime. Abbiamo l'esibizione classica, Latitude Era che è la nuova modalità storia, che ci farà rivivere appunto l'era Attitude, che è stato un momento molto, molto importante per la WWE, e WWE Universe, la creazione, sempre apprezzatissima dai fan, che qui torna ancora più profonda. Vabbè, il classico ed immancabile online, la mia WWE che penso sia per le statistiche, le opzioni e lo shop per i nostri acquisti. Adesso vediamo un po', non volevo fare un video troppo lungo, quindi penso che mi accontenterò di fare un'esibizione, poi lasciate nei commenti sotto se volete vedere qualcosa di particolare. Diciamo che al momento stiamo sul sacco, sul classico, diciamo un singolo, ma sì, dai, proprio liscio liscio, semplice semplice. Allora, come potete vedere il roster è veramente enorme, soprattutto calcolando che io non ne ho nessuno sbloccato perché ho appena acceso il gioco e oltretutto sono un po' indietro, quindi non ne conosco tantissimi, però direi che la scelta farà felice tutti tutti i fan. Io direi che sì, dai, prendo Kane, che mi sembra carino, mi sembra carino. Lui me lo ricordo che era forte. E picchiamo, picchiamo, picchiamo. Chi volete che picchi? Picchio. Dai, picchio qualcuno di grosso come me. Picchio Undertaker. Così questi quantomeno li conosco. E so chi sono. Allora, vabbè, qua match originale. Facciamo partire la partita. Che facciamo prima? Vediamo un po'. Ci presenta una Divas il caricamento. Adesso vediamo, abbiamo gli ingressi sempre molto apprezzati che riprendono fedelmente quelli dello show televisivo. Questo è cosa molto, molto bella, è sempre stato così, insomma, è sempre stato molto curato da questo punto di vista. La serie è molto apprezzata anche per le qualità del gameplay che si è migliorato di anno in anno, ha sempre aggiunto qualcosa di nuovo, ha sempre cercato di migliorarsi e diventare sempre più fedele allo show televisivo. L'anno scorso, 2 anni fa, uscì WWE All Star, che proponeva un gameplay molto più arcade, molto divertente. Noi ci siamo divertiti molto a giocarlo, però era un po' fuori dalle righe, diciamo, rispetto a quelli che sono gli standard ufficiali e che invece troviamo qui. Adesso guardiamo l'entrata di Undertaker, che è sempre molto sborona. Tanto qui notiamo i commentatori. Purtroppo non c'è il sottotitolo, non penso che l'abbiano inserito in questa edizione, quindi della telecronaca, che è molto divertente, solo che parlano molto veloce, bisogna avere una buona comprensione dell'inglese per afferrare un po' quello che dicono, insomma. Come succede poi con i titoli dell'NBA, perché a differenza dei titoli di calcio non hanno la telecronaca nella nostra lingua. Dunque, vabbè, Undertaker all'entrata molto lenta, io questo non avevo pensato. Metà video all'entrata di Undertaker. Lungo, lento, lungo, lento. Vabbè. E così, io non premetto, non l'ho mai acceso, quindi non so i tasti, non so come si gioca, non so assolutamente niente, non so quanto è cambiato dall'anno scorso, so che hanno migliorato molte cose. Però sì, questa è la prima partita che faccio, quindi perdonatemi se giocherò davvero male, però purtroppo non sono ancora esperto, ma lo
lo diventerò. Intanto ne approfitto per il solito invio ad andare a visitare il nostro sito e il secondo canale, mi raccomando, mettete mi piace al canale, iscrivetevi al canale, mettete mi piace ai video, stiamo cercando di fare un po' di progetti alternativi, così ci stiamo divertendo, un po' di supporto fa sempre piacere. E se avete delle richieste, volete vedere qualcosa, tipo la pelata di Undertaker, fatecelo sapere. E niente, adesso incomincia il match. Vediamo un po'. Interfaccia di gioco molto semplice, proprio non abbiamo neanche icone a schermo, questo aiuta a riprodurre fedelmente quello che è appunto lo show televisivo. Io ricordo che non so giocare, però sto facendo delle cose molto fighe e sono pro, e quindi adesso appena capisco un attimo come funziona. Oh, mi ha fatto un counter, mi ha fatto anche molto male, però io sono più bello perché sono mascherato. Oh, mi ha fregato. Oh, aia, non farmi la bua, vorrei vedere le icone a schermo per sapere come sta la mia testa. Con R2 si fa counter, solo che bisogna imparare a farlo perché no, cavolo, aia, bastardo. Vai, ti chiudo all'angolo che ti faccio male. Via. Allora, perdonatemi se sono un po' impedito, ma ho detto non ho guardato i tasti, mi sono buttato subito nell'azione e quindi non so come si gioca. Però so fare questo. Questa che l'ho anche già fatta. Poi shakerò le corde. Sono figo. Ho detto troppo lento. Aia, 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 aia. Ah, ho toccato le corde. Ho toccato le corde. Succhia. Ouch. Potrei perderlo. Potrei dover fare un'altra registrazione perché... qui magari dopo vado a vedere i tasti. Mi sta slogando il braccio. Aia. E dai però. Dopo vado a settare easy. Mi sta randellando e questa cosa non mi sta divertendo. Allora, parliamo un attimo. Troppo tardi. Mi dice troppo tardi. Oh, cosa stai facendo? No, 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 no. Non esiste che mi chiudi. Non esiste. Staccati. Questo ti chiudo io. Appena imparo come si fa. Ah, contromossa. Ce l'ho fatta. Questione di tempismo. Oh, io all'angolo, cioè, se non lo metto all'angolo non mi diverto. E facciamogli male così. Così. Ho la mossa speciale. Bella questa inquadratura. Oh, poverino. Ah, muori, 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 muori. No, era di sottomissione. È riuscito a toglierla. Uffa. Vabbè, vorrei dire che... però gliela posso rifare. Povero Undertaker. Boom. Guardate che figata. Bello il replay. E adesso cerchiamo di schienarlo. No, ho sbagliato tasto. Cioè, per i tasti è più bello. Vi ricordo che prima di giocare imparate i tasti. Questo potrebbe aiutarvi. Vabbè. Allora, dai, su. Fatti picchiare. Ho detto che vinco io. Stiamo andando su YouTube, Undertaker. Cioè, non hai capito che devi buscare. Per i nostri fan tu devi buscare. Invece un casino sta cosa delle telecamere. Fa troppo show televisivo. È stato veramente da Dio. Come faccio a lanciarmi? Oh, così scende. No, vabbè, torna dentro. No, torna dentro pure lui. Vai, vieni, 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 vieni. Aia. Detto vieni. Farti dare. Allora. Sfotti. Pam. Ande così.
Ma se io volessi chiuderlo, come cavolo si fa? Ok. Dai, non ci sono riuscito. Io per registrare sto giocando anche senza audio, che mi ammazza un po' l'enfasi. Oh, cavolo vai. Carogna. Oh. 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 Poverino. Oh, poverino. Schiena. No, ma dai, ma che carogna che sei. Fatti schienare. Quanto è difficile. Cos'è comeback? Ma non esiste. Non chiamare il pubblico è mio. Aia, aia. Aia. Fortuna, ci sono le corde. Ah, però lui sta male. Cavolo, ti ho randellato a sangue, uomo. Cioè, quante botte ancora ti devo dare per... Aia, però anch'io sto male. Oltretutto, il comeback deve essere brutto. Ah, scusa, amico. Vai. No. Too late. E questa invece è buona. Questa è buona e quindi si ritenta la final. Si ritenta la final, che a sto giro ci si prova. Perché non so cosa devo premere, quindi. Però a sto giro. A sto giro è andata. A sto giro è andata, è stata. E vince. Ah. Sono più bravo, sono più bravo, sono più bravo. Ho vinto per sottomissione. Sono pro. Per essere la prima partita sono stato veramente pro. Devo dire che vado molto fiero del mio match. Che avrei sicuramente avrei rotto i coglioni in maniera devastante, però io vado fiero del mio match. Vabbè, questa diciamo che adesso mi fa rivedere un po' di replay, però adesso la chiudo e... È stata la mia prima prova in WWE 13 e adesso poi magari nei prossimi giorni cerchiamo di fare altri video. Adesso esce molta roba e abbiamo molte cose da fare, quindi cercate di capire. Se avete delle richieste lasciatelo scritto nei commenti, che cerchiamo di accontentarvi. Mi raccomando, fatevi un po' sentire. E io con l'esultanza di Kane vi saluto e niente, ci si vede nel prossimo video. Ciao a tutti!